È un atto animalesco che appartiene alle funzioni elementari della sessualità. È incompatibile con il concetto di Dio e quindi viene espunto, eliminato, per evitare equivoci come quello in cui è caduto il figlio del nostro fratello Sorosh. Mi riferisco a un episodio citato nel libro del fratello Sorosh in cui egli parla del figlio Salam. Racconta di aver fatto il bagno e di essere stato visto dal suo bambino mentre toglieva il tappo alla vasca per farne uscire l'acqua. E suo figlio ha detto: ora ho capito come mai piove sulla terra. E come? È quando Gesù fa il bagno in cielo, ha risposto il bambino. E poi toglie il tappo e tutta l'acqua viene giù e sulla terra ci sono gli acquazzoni e le tempeste. E il bambino è stato abbracciato e baciato. Ma vedete com'è pericoloso questo concetto. La gente si mette in testa che Dio Onnipotente sia lassù in cielo a compiere qualche attività umana. È per queste immagini antropomorfiche, insensate, che la gente si fa di Dio, che nell'islamismo si sono eliminati tutti gli attributi che possono dare adito a questi equivoci. Queste parole non sono adeguate alla maestà divina, come non lo è l'idea che Dio generi un figlio, che sia un padre nei cieli, un padre amoroso che uccide il suo stesso figlio per amore dell'umanità. Dio non riesce a far cambiare strada agli uomini, gli uomini continuano a peccare, e allora lui cosa fa? Uccide il suo stesso figlio, e questo sarebbe amore? Qualcuno vi deruba, uccide vostra moglie, vostro figlio, violenta vostra figlia, voi siete del tutto impotenti, e allora cosa fate? Decidete di uccidere vostro figlio per lui? E questo lo chiamate amore? Questo è un concetto sbagliato di etica e di giustizia, e il comportamento dipende direttamente dai concetti che lo regolano. Anni addietro, in America, circa il 60% della popolazione, in un sondaggio, si è espressa contro il sesso fuori del matrimonio. Ancora nel 1975, cito di nuovo il fratello Sorosh nel suo libro, vi consiglio assolutamente di leggere questo libro, Il palestinese liberato. Racconta di un giorno in cui camminava a braccetto con due ragazze e una certa Bella, silenzio per favore, una bellissima ragazza, come dice anche il suo nome, lo invita a casa sua per un weekend. E lui la segue, decide di andare da lei per il weekend. C'è nel libro questo episodio. Sì, concludo subito. E nella casa di lei trova il padre che lo aspetta sotto il portico con un fucile. E il nostro fratello si affretta a ritirarsi. Da allora, evidentemente, la moralità è molto cambiata. Infatti il 61% della popolazione, secondo le statistiche più recenti in America, è in favore del sesso al di fuori del matrimonio. E mi dicono che il cristianesimo non è una religione ma un sistema di rapporti. Ma io penso, Gesù ha parlato chiaramente, se volete ascoltarlo. Chi guarda una donna e la considera con desiderio ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Quindi, mio caro fratello, presidente, signore e signori, so che l'argomento è ampio e ne potremo parlare a lungo, ma rispetterò l'avvertimento del moderatore che mi comunica che il mio tempo è scaduto. Vi ringrazio moltissimo. Siamo molto grati a tutti voi per il vivo interesse che avete dimostrato. È evidente che la partecipazione provocata dal dibattito è intensa, perché abbiamo più di 200 domande che ora rovesceremo nell'urna sistemata dietro di me. Alcune di queste domande sono scritte in una lingua che mi porrà delle difficoltà. Quindi le passerò direttamente ai nostri esperti perché le traducano e rispondano direttamente alle domande. Cercherò anche di assicurarmi che le domande siano quanto più bilanciate possibile, cioè che provengano equamente dalle due parti. Ecco quindi la prima domanda, che è rivolta al signor Didat. Perché Gesù ha permesso a Tommaso di inginocchiarsi ai suoi piedi e di chiamarlo mio Signore e mio Dio? Signori, per queste domande, dopo il primo minuto vi batterò leggermente su un braccio e dopo due minuti dovrò intervenire. Grazie. A lei, signor Didat. Quando dopo la resurrezione Gesù salì per la prima volta alle stanze del piano superiore, Tommaso non c'era. Gesù aveva dimostrato agli apostoli che lui era veramente se stesso in carne ed ossa?
mangiando con loro pesce bollito ed un favo. E gli apostoli avevano detto a Tommaso quando era arrivato: il maestro è stato qui ed ha mangiato e bevuto con noi. E Tommaso aveva detto: a meno che io non possa mettere il dito nelle ferite dei chiodi e toccare il suo costato con la mia mano, non crederò che Gesù sia stato presente fisicamente con voi. Se gli avessero detto cioè che era uno spirito, un fantasma, un ectoplasma, ti avrebbe creduto, perché la gente credeva molto facilmente nei fantasmi e negli spiriti a quei tempi. Così, quando Gesù si reca per la seconda volta in quella stanza al piano superiore, Tommaso è lì e Gesù gli dice: metti la tua mano nel mio costato, tocca con le tue dita le ferite dei chiodi e non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso si rende conto di aver dubitato ingiustamente e tutti i discepoli testimoniano ancora che il maestro è con loro in carne ed ossa, tanto che mangia pesce bollito e quel favo. Lui non aveva creduto, quindi Cristo gli dice: avanti, fai quello che volevi fare. E Tommaso si rende conto di essersi comportato da sciocco. E quindi dice: Signore mio Dio. Vuole intendere letteralmente che Gesù è il suo Signore e il suo Dio? No, queste sono esclamazioni che si usano comunemente quando si resta sorpresi o si prova un'emozione. Si può dire: Anis mio Dio, mi hai citato il Corano. Tu dici che questo verso nel Corano non c'è e io dico: Anis mio Dio. Intendo dire che Anis è il mio Signore? No, è un modo di dire, un'esclamazione. Grazie. Passiamo alla prossima domanda. Si apre con un'invocazione nel nome di Allah e poi continua chiedendo: Gesù pregava? Come mai un essere completamente perfetto, questo scrive il nostro ascoltatore, è indiscutibile per i cristiani, come mai un essere, un Dio perfetto, ha bisogno di pregare? E chi prega? Dottor Sorosh? Cari amici, è davvero un piacere essere con voi. E vorrei dire al nostro fratello che spero proprio di avere un'altra occasione in futuro per incontrarmi in dibattito con lui. E forse la prossima volta potrei suggerire io un argomento, come ha fatto lui per questo incontro. La risposta alla domanda è: mi pare che la difficoltà per alcuni di voi risieda nel vostro concetto di Dio, un Dio troppo piccolo, troppo limitato. Dio è abbastanza grande da scendere fra gli uomini e dire: io vi amo. Dio è amore e per questo viene in forma d'uomo, e un uomo perfetto, aggiungiamo, sconfiggendo il peccato senza mai peccare. E in quanto uomo come noi prega il suo Padre Celeste come dobbiamo fare noi. Ricordate, come il fratello Didat diceva prima, quando Gesù era sulla croce ha detto: Ili, Ili, lama shabachthani. Il fratello Didat ha citato in arabo, ma voi sapete che Gesù non parlava arabo e diceva: mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Poi Gesù è morto, e certo Dio non muore, il suo corpo terreno è morto, lui vive in eterno, e la preghiera era rivolta al suo Padre Celeste. Grazie. Avremmo bisogno di ricorrere a tempi supplementari, perché credo che le domande stiano arrivando a 300. Quindi passerò subito alla prossima domanda. Silenzio. Silenzio, per favore. Vi prego di tacere. La prego, signore, silenzio. Silenzio o dovrò farla uscire dalla sala. Se la persona a cui viene rivolta la domanda non rispondesse per qualche motivo, questo varrà come una sorta di penalità per lui e di vantaggio per il suo avversario. Sarà facile quindi risolvere le eventuali contestazioni. La prossima domanda è per il signor Didat. Dunque, nella citazione "io e mio padre siamo una cosa sola", la parola in greco è di genere neutro e indica unità di essenza e di natura, non solo unità di proposito. Il signor Didat vuole commentare? Quest'uno in greco è hen, H-E-N, hen, uno. La stessa parola hen si trova in Giovanni capitolo 17, quando Gesù si rivolge a Dio Onnipotente e dice: io sono uno con te e tu con me.
e i discepoli con me, io in te e tu in me, siamo tutti una cosa sola. Hen, è sempre Hen, quindi se vuol dire uno nel senso della forma corporea, i discepoli diventano un'unica salsiccia con Dio, o Gesù diventa un'unica salsiccia con Dio, perché nel testo questa parola indica unità assoluta. Come Adamo ed Eva, dice la Bibbia, che saranno un'unica carne, una sola. Nel senso della salsiccia? No, nel senso dell'unico scopo. La stessa parola greca, hen, viene usata per l'unità con tutti gli apostoli, includendo Tommaso e Giuda. Cristo dice, siamo tutti un'unica cosa, io con te, Dio onnipotente, e tu con me. Sei un'unica cosa con me e io con loro. Di che tipo di unione si tratta? Solo perché la parola greca è hen vuol dire che diventano tutti un'unica salsiccia, tutti i 12 apostoli, compreso il traditore Giuda, in unione assoluta con Dio e con Gesù? No, qui si tratta di unità di propositi, non di unità corporea, di onnipotenza o d'onniscienza. Una domanda per il dottor Sorosh. Cosa si intende esattamente, secondo lei, con l'affermazione Gesù è il figlio di Dio? Chi pone la domanda scrive, con tutto il rispetto, si intende dire che Gesù è direttamente il figlio di Dio, come io sono figlio di mio padre, o in un altro senso? Può spiegarlo, per favore? Vi prego di ricordare che, come ho già detto, si tratta di un titolo spirituale. Dio non ha mai sposato nessuno. Si tratta di un Dio uno e trino. E vorrei esortarvi a considerare che troviamo la Trinità nominata 113 volte nel Corano. Come dice la Bibbia, dobbiamo amarci gli uni con gli altri. Dobbiamo riconoscere la verità di Dio in Cristo che riconcilia a sé l'uomo tramite il Figlio. Grazie. Signor Didat, può per favore spiegare in che modo Dio potrebbe salvare il mondo? Può per cortesia spiegare in che modo Dio potrebbe salvare il mondo, come dice il Nuovo Testamento, se Gesù non fosse Dio resosi uomo a questo scopo? Permettetemi innanzitutto di correggere il fratello Sorosh sulla frase che ha citato, Bismillah Rahman Rahim. Vedete, Bismillah Rahman Rahim vuol dire nel nome di Allah il benigno, il misericordioso. Allah. Allah, che è benigno e misericordioso, ha altri 99 attributi che definiscono le sue qualità. Non è un elenco di 99 divinità, Allah è uno e ha questi attributi, mentre la formula che definisce il Dio cristiano è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E veniamo ora alla domanda, come può Dio salvare il mondo? Il modo che egli stesso indica è tramite la fede in Dio e le buone opere. Questo ha detto Gesù. In verità vi dico, a meno che la vostra rettitudine non superi quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. A meno che non siate meglio degli ebrei, il regno dei cieli non si aprirà per voi. È questa l'indicazione per la strada da seguire, l'unica strada possibile per ottenere la salvezza. Il signor Didat ha concluso con un commento che contiene un'indicazione molto positiva. Rimanderò ora la palla al dottor Sorosh, chiedendogli di concludere a sua volta con un'indicazione positiva, ma molto brevemente, per favore. Grazie. Ancora una volta voglio ricordarvi che Gesù Cristo non ha mai mentito e ha detto: come Mosè ha sollevato il serpente nel deserto, così il figlio dell'uomo deve essere sollevato, in modo che chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, perché Dio amava tanto l'uomo da sacrificare il suo figlio unigento, in modo che chiunque credeva in lui avesse la vita eterna. E quando Abramo si mostrò disposto a sacrificare suo figlio, Dio disse no, sarò io ad offrire la vittima. Lodiamo il Dio. Stasera possiamo ripetere che in verità
Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Uno in tre, tre in uno. Un mistero che né voi né io possiamo capire, ma che possiamo accettare da buoni cristiani. Vi chiedo ancora un momento di silenzio. Più di 1000 persone non sono potute entrare stasera e la polizia è stata costretta ad allontanarle su istruzioni delle autorità per mancanza di posti. La prima volta che ho sentito parlare di un dibattito fra un cristiano e un musulmano ho pensato che questo fosse impossibile. Ma ora vi chiedo di unirvi a me nel ringraziare entrambi i conferenzieri. Grazie e buonasera a tutti. Thank you and good night.